Cari amici, care amiche del mondo della scuola, Alcune considerazioni, ormai l'anno scolastico è finito, siamo in fase, in fase di esami di maturità. Un qualche battuta sull'esame di maturità, come sapete eh, una delle, eh, delle cose più divertenti del, della, dei giorni precedenti eh, gli esami di maturità è quel tam tam tra studenti, di studenti che ognuno, c'è sempre qualcuno che dice che conosce, che conosce il tipo o il figlio del fratello del, del portiere del, dell'ispettore Tizio, dell'ispettore Caio e in genere, in genere in Piazza del Gesù la notte prima degli esami c'è una confusione di persone, una serie di capannelli e ognuno ha dà il suo, la traccia sicura, garantita del, del tema che uscirà. È ovvio che poi come fatto percentuale, come calcolo di probabilità, qualche traccia esce perfino, allora ci sarà sempre quello che dirà modestamente io lo sapevo. Comunque, resta in noi l'esigenza e il piacere di dare un augurio e un bocca al lupo ai ragazzi, e abbiamo sempre detto e lo ripetiamo sempre: il momento dell'esame di maturità è il momento che si ricorda per tutta la vita. È veramente il, il, proprio, il passaggio da una, da una fase all'altra della propria vita. Ora facciamo soltanto alcune considerazioni, le prime considerazioni dobbiamo farle a proposito del personale ATA. La Leggi cosiddetta buona scuola ha eh, bloccato di fatto le assunzioni nel campo del personale ATA. Dal 2009 al 2015 il personale ATA ha visto un pesante taglio che in questi anni ha messo in difficoltà le scuole e tra le misure più contestate sono proprio quelle che impediscono la possibilità di sostituire una, eh, un ATA voluta dal governo, dal governo che ha presentato il, la legge della buona scuola come la panacea di tutti i mali. Particolarmente grave è la situazione nel campo dei, del, dei direttori eh, dei servizi generali amministrativi e il momento, al momento c'è una carenza di 1.700 posti, ovvero il 20% dell'organico. E allora se da un lato ci si attende almeno un piano di assunzioni per il personale ATA, si aspetta da tempo un concorso per colmare le enormi lacune del personale dei, dei, dei direttori di servizi generali e amministrativi. Dopo le, eh, la pubblicazione dei dati dei trasferimenti vengono fatti i calcoli per valutare quali sono, quali sono eh, i posti disponibili. Allora, dopo la pubblicazione dei, dei dati sui trasferimenti della scuola dell'infanzia, noi sappiamo che i posti disponibili, nel, nei posti disponibili sono, saranno non molti. Non molti perché in effetti, in effetti eh, c'è stata una diminuzione del una diminuzione delle nascite. Eh, torno un attimo indietro sul problema, sul problema del, del personale di segreteria dei direttori dei servizi amministrativi dicendo che i posti disponibili per i direttori dei servizi amministrativi sono ormai diventati ben 82 soltanto, soltanto in Campania mentre invece per i posti disponibili per quanto riguarda la scuola dell'infanzia ci saranno 80, 81 posti Posti disponibili sul sostegno e 69 per i posti normali. Come saranno attribuiti? Come saranno coperti questi posti? Per metà con, per, dal, dal, dalle graduatorie ad esaurimento, per, per metà dalla graduatoria del concorso. E così anche, possiamo anche informare gli interessati che. È possibile, è possibile collegarsi al sito, alla piattaforma del ministero per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. È, è stato è trasmesso il decreto 400 del 12 giugno del 2017 concernente l'aggiornamento delle graduatorie e il decreto disciplina le consuete operazioni annuali: quello dello scioglimento della riserva da parte degli, degli aspiranti già inclusi. Con riservo, gli aggiornamenti per acquisizione di titoli di specializzazione, la presentazione di titoli di, titoli di riserva. È una, eh, è, una, è una operazione che va fatta, è partita già il giorno 20 giugno e va completata l'8 luglio del 2017. Abbiamo parlato la volta scorsa del, dei problemi dei ragazzi che eh, con, con la chiusura della scuola in alcuni casi non sanno come passare il tempo. E allora io devo, eh, devo ricordare che eh, si è parlato, però ancora siamo in fase embrionale, si è, si è parlato dell'apertura di alcune scuole, non tutte certamente nella fase estiva e si è detto anche per tranquillizzare il corpo docente che eh, il Ministero garantiva però di utilizzare personale di associazioni personale di volontariato, eh, personale quindi di supporto e non eh, bloccava, bloccava il diritto alle ferie del personale docente. Ma è molto diffusa in, tutti, eh, in, in molti settori e con molte associazioni il, il, il principio dei campi estivi e proprio un campo estivo verrà tenuto verrà fatto per esempio, sta in attività già oggi ma comunque ci sarà per tutto, per tutto il periodo estivo proprio da, da questa location che così, eh, ci accoglie così gradevolmente che è il, il complesso turistico Damiani. Altro campo estivo per esempio ci sarà a Città della Scienza ma ce ne sono tanti che riescono però quindi a sopperire ai problemi che hanno certe famiglie di non sapere come fare per, per tenere occupati i propri figli. Sono stati pubblicati anche gli orari e i calendari scolastici per il prossimo, per il prossimo anno scolastico per cui diamo, diamo la, la, notizia che, la notizia che la scuola Uh, in Campania avrà inizio il giorno 14 di settembre e avrà termine il, giorno, il, il 9 di giugno del 2018. Un altro, un altro paio di informazioni per concludere: la, una, una informazione che in Calabria si, sono stati denunciati ben 28 genitori responsabili di non mandare i figli a scuola, quindi, nel quadro della lotta alla dispersione scolastica, anche se devo amaramente dire che poi alla fine certe cause vengono trattate davanti al giudice di pace con risultati qualche volta ridicoli, con multe eh, ridicole bassissime che quindi non rappresentano un deterrente a queste famiglie per, e quindi non incentivano queste famiglie a mandare i figli, ai figli a scuola. Un ultimo argomento è molto... Rilevata la necessità. Del mediatore culturale. Allora ci sono alcuni, alcuni enti, alcune università un, telematiche, alcune associazioni che stanno avviando dei corsi per mediatori culturali. Il mediatore culturale è necessario per il gran numero di persone che, vengono, che, vengono emigra che emigrano nel nostro territorio e quindi è necessario che qualcuno li aiuti, li aiuti per sia, uh, funga da ponte. Tra la società locale e gli immigrati. La funzione del, del mediatore culturale ritengo che sia particolarmente importante anche, per te, anche perché in questo modo c'è qualcuno che può spiegare anche quali sono le differenze, le differenze tra una nazione e l'altra, tra una civiltà e l'altra per evitare certi eh, fenomeni abbastanza antipatica, di, antipatici di mancata integrazione. Con queste ultime considerazioni Elio Fusco vi saluta e augura a tutti un buon proseguimento di riposo dopo i lavori del, dell'anno scolastico.